Voglio la verità, voglio solo la verità. Voglio. Perché non ce l'ha ancora? No, non ce l'ho ancora. Queste stragi hanno segnato la storia di questo paese. Io dico l'hanno proprio cambiato. Cioè, io lo considero una forma di colpo di Stato, sì. Una parte di Cosa Nostra fa affari con una parte dello Stato deviato. Come mai finisce tutto? Evidentemente qualcuno ha detto, senti, vieni qua. E basta, è finito. È passato un quarto di secolo dal 1992, l'anno delle stragi di mafia e di Tangentopoli, l'anno che ha segnato la fine della Prima Repubblica. Dopo 25 anni su quelle stragi non abbiamo ancora la verità. La sera del 23 maggio del 1992 non c'era nulla qui. Questo pezzo di autostrada tra l'aeroporto e la città di Palermo non esisteva più. Un'immensa voragine, le macchine sventrate. Fu la macchina presa in pieno e ha fatto un volo di 300 metri e andò a finire dall'altro lato dell'autostrada. I colleghi della terza macchina, quando sono scesi, I feriti per andare a proteggere poi la macchina del dottor Falcone, non vedevano la prima macchina e pensavano ce l'hanno fatta, stanno chiedendo aiuto. Io volevo entrare per vedere Antonio, no? Poi si avvicinò un collega di Antonio fuori la sala mortuaria e mi disse: Tina, vai a casa dai bambini, ho riconosciuto io un pezzetto di vestito. Il giorno prima di chiudere la bara, c'era appoggiata in questa bara, insomma, la divisa, e quello che era rimasto avevano messo fuori ed era una sola mano che io ho riconosciuto perché Antonio si mangiava le unghie, e quindi ho riconosciuto che quella era la mano di Antonio. Mio marito aveva le dita incrociate, perché mio marito in questa autostrada incrociava le dita. Aveva paura? Aveva paura, perché diceva lì, insomma, ci possono fare, siamo scoperti, non avevano una bonifica, non ci stava un elicottero. L'elicottero non c'era? Non c'era, perché costava troppo. E quindi ti rendi conto di aver avuto un grande marito con un grande coraggio, no? Se lo fai una sola volta e vabbè. Ma lui, insomma, si metteva in quella macchina tutti i giorni. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Che potevano dare solo fastidio alla mafia, io penso che non sia così. Proprio alla luce di tutto quello che sta uscendo fuori un po' alla volta, c'erano sicuramente degli interessi diversi che non erano solo quelli mafiosi. Che cosa vorresti sapere ancora? Ma io vorrei sapere la verità. Non esiste una giustizia senza verità. E quindi aspettiamo ancora quella. Capaci, Via D'Amelio. Poi quelle del 93. Poi quelle del 93. Firenze, Milano, Roma. Ci aspettiamo ancora la verità. Vogliamo capire perché. Le inchieste della magistratura hanno individuato boss e picciotti di quelle stragi. Hanno svelato depistaggi e falsi pentiti. Si sono pentiti tra i mafiosi, ma come dice Fiammetta Borsellino, nessun collaboratore è emerso da altri ambiti. Giovanni Falcone, 1989. Parlò delle menti raffinatissime, però nessuno gliel'ha chiesto. Mi sono chiesto per quale motivo se ne comincia a parlare adesso, mentre tutti questi dubbi, tutti questi interrogativi ce li portiamo dietro fin dall'inizio dei processi sia di Lima che delle stragi. Stiamo dicendo che dopo 25 anni non abbiamo la verità. Io dico però che per 20 anni ci hanno lasciato tutti con una serie di buchi che naturalmente nessuno si è permesso di esplorare. Ma cosa è successo in quegli anni? Nel 1989 cade il muro di Berlino. Il mondo non è più diviso in due blocchi, da una parte i comunisti e dall'altra la bandiera della libertà. Si rompono gli equilibri politici e con essi i rapporti con la mafia nel nostro paese. A giugno dell'89 c'è il fallito attentato della Daura,
nel quale doveva essere ucciso Giovanni Falcone. Il primo omicidio eccellente è quello di Salvo Lima, l'esponente andreottiano della Democrazia Cristiana siciliana. È il 12 marzo del 92. Il 23 maggio c'è la strage di Capaci, il 19 luglio c'è quella di Via D'Amelio. Il 14 settembre un comando mafioso cerca di uccidere il commissario di polizia Rino Germanà. Matteo Messina Denaro, Leo Luca Bagarelli, il cognato di Totò Riina. Di Totò Riina e Giuseppe Graviano. Cioè l'ordine di ucciderla viene dato da Totò Riina. Sì, 56 giorni dopo la strage di Borsellino. Perché volevano ucciderla? Ma secondo ho letto in un verbale che io avevo fatto molto danno, per cui era arrivato il momento di essere eliminato. Quel giorno prendo la panta e me ne vado piano piano. All'altezza della chiesa di Santa Chiara vengo affiancato da una Fiat Tipo. Ho il tempo di girarmi che si sporge dal finestrino uno con un fucile. Mi rannicchio, sparo e la rosata prende un po' di vetro, un po' di metallo e mi prende qua sulla zona parietale sinistra. Vedo che la macchina va un po' più avanti e appena vedo questo io freno, cioè mi sono fermato, apro lo sportello, ho la pistola col coping gun e ci sparo e li blocco. Scavalco il muretto di contenimento. Appena vado sulla spiaggia, il signore che stava dietro, che cosa fa? Prende il Kalashnikov, spara a colpo singolo, non spara a raffica. Fa pom pom, io mi sposto cercando di evitare i colpi, cioè istintivamente, no? Non vengo colpito, quindi entro in acqua, stavolta evidentemente avevano maneggiato bene il calascio e cominciano a sparare a raffica. Io mi trovavo in acqua, io emergo per guardarle, ci guardiamo, non hanno il coraggio di scendere e se ne vanno. Ma perché lei nelle sue indagini cercava la mafia? La mafia si imbatte nell'istituzione, quindi io mi sono imbattute in personaggi criminali che vestivano anche i panni del mafioso. Quanto manca per conoscere la verità? La Cassazione, confermando le condanne per la strage della Galleria degli Uffizi a Firenze, che uccise 5 persone, dice che la strategia stragista aveva una finalità ricattatoria. Dopo le stragi dell'estate del 92 e dopo la cattura di Salvatore Riina, le bombe scoppiano sul continente. Il 14 maggio del 93 a Roma cercano di uccidere Maurizio Costanzo, il 27 maggio c'è la strage di Via dei Georgofili a Firenze, il 27 luglio in contemporanea le bombe scoppiano a Milano e a Roma. Conto, credevo che fosse scoppiata una tubatura di gas e quindi io arrivai a casa, chiamai i miei figli dicendo se dicono in televisione che vicino al teatro Parioli è scoppiata una cosa di gas, punto. Dopo un attimo mi arrivano carabinieri, polizia, Michele e in realtà era l'attentato. Io sono fortunatissimo. E così Maria, così l'autista e così il cane, perché l'altro autista mi aveva chiesto una sfida di permesso, quindi io chiamai un altro con un'altra macchina. Quei secondi... Cioè il killer si aspettava l'Alfa 164 e tu no. Arrivasti con una Mercedes. Con una Mercedes. E la cosa che mi piace è che non ce n'è stato nessun morto, ecco. Se noi abbiamo le stragi di Capaci, Via D'Amelio, poi l'attentato a te, poi ci sta l'attentato a Firenze, poi ci sta l'attentato a Milano, poi ci sono i due attentati a Roma. Che non hanno fatto solo danni. Poi ci doveva essere l'attentato allo Stadio Olimpico, sì. Dove dovevano morire. E non funziona qualcosa. Lì. Il telecomando anche lì. Quindi tu, certo c'era il tuo impegno antimafia, ma stavi dentro questa strategia del terrore. E io la vedo così. E mi chiedo e mi dico... se quegli anni oggi non ci sono più, per fortuna, vuol dire che una parte di Cosa Nostra fa affari con una parte dello Stato deviato. Perché io non credo che si redimano
di colpo. Come mai finisce tutto? Evidentemente qualcuno ha detto, senti, vieni qua, e basta, è finito. Si fa la guerra per fare la pace. La pace, bravo, è questa, è la storia, eh. Sono tanti i misteri della stagione stragista. Come mai qualche ora prima della strage di Capaci, un'agenzia di stampa vicina ai servizi segreti pronostica che ci sarebbe stato un gran botto? Perché tutte le telefonate di rivendicazione degli attentati firmati dalla Falange Armata, un gruppo eversivo, provengono dai centralini del Sismi? Chi ispeziona i file del computer di Giovanni Falcone nel suo ufficio al Ministero di Giustizia? Sicuramente non Cosa Nostra. All'interno dell'ufficio di Giovanni Falcone chiaramente non può essere la mafia, così come a rubare, a prendere via l'agenda rossa sicuramente non credo che fosse una questione di grande interesse né di Rina né di nessuno degli associati. L'agenda rossa è l'agenda di Paolo Borsellino, scomparsa dalla... Quindi si intrecciano tra le due stragi, cioè Capaci, tutta una serie di punti oscuri. A proposito di buchi, a proposito di ruolo della polizia, eccetera, la prima cosa che mi viene in mente è l'intercettazione fatta di una conversazione fra Santino Di Matteo, detto Mezzanasca, un pentito di Capaci, diciamo, il primo dei pentiti, e la moglie. Siamo nel periodo in cui era stato rapito il figlio, il piccolo Di Matteo, che a un certo punto viene intercettata una frase dove dice: infiltrati alla polizia nella strage di Via D'Amelio. Avete sentito? Siamo arrivati a uno dei misteri più importanti. Tra poco sentirete proprio Santino Di Matteo. È il 14 dicembre del 1993. La moglie è impaurita, le hanno appena rapito il figlio. La donna incontra il marito nei locali della DIA. Il loro colloquio è interamente registrato. Francesca Castellese non chiede della strage di Capaci, ma si sofferma su quella di Via D'Amelio, e all'epoca quelle indagini erano appena all'inizio e nessuno sapeva niente. Sua moglie le disse di non parlare ai magistrati degli infiltrati nell'esecuzione della strage di Via D'Amelio. Io l'ho detto sempre, secondo me c'è stato qualcosa che non è andato, cioè qualche registrazione che non è andata bene, perché non c'entra niente mia moglie. Questa è la trascrizione, perché lei viene registrato dalla DIA. Sì. Donna sarebbe sua moglie. Tu a pensare alla strage di Borsellino, a Borsellino, c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso. Io questo ti dico, capire se c'è qualcuno della polizia infiltrato pure nella mafia. Mi devi aiutare su tutti i punti di vista, perché io mi scanto, cioè io ho paura. Pensa a tuo figlio. La donna piange. No, io sempre, non è che l'ho negato, io questa cosa non l'ho vissuta mai. Non se lo ricorda? No. Io sempre, guardate che c'è uno sbaglio grosso. Questa è la trascrizione. Ma la trascrizione, quando scrivono, lei lo sa meglio di me, che io se possono scrivere anche delle cose. Spatuzza parla a un certo punto, nella preparazione dell'attentato di Via D'Amelio, che era presente una persona estranea, tra virgolette, al mondo di Cosa Nostra, quando imbottiscono la macchina che poi esplode. Gioacchino La Barbera, nella fase preparatoria, anche quindi della strage di Capaci, anche lui dice c'è una persona che parla sconosciuta. Sua moglie le dice di non parlare di Borsellino, della polizia, dell'infiltrato. Queste sono tutte cavolate. Per me sono tutte, ma non solo cavolate, ha detto in siciliano, se no ci sono minchiate. Perché la moglie di Santino Di Matteo tira fuori la strage di Via D'Amelio quando il marito è il pentito di Capaci? Di cosa ha paura? Soltanto 15 anni dopo, con il pentimento di Gaspare Spatuzza, sappiamo della presenza di figure esterne a Cosa Nostra nella preparazione della strage di Via D'Amelio e dei depistaggi proprio sulla strage del 19 luglio. Sappiamo anche del falso pentito Vincenzo Scarantino, costretto ad accusare persone che non c'entravano nulla con la strage di Via D'Amelio. Nel momento in cui viene fatta la prima ritrattazione di Scarantino, quella televisiva, il pezzo che non è stato mandato in onda allora era la domanda del giornalista e la risposta di Scarantino: ma chi ti ha fatto fare tutte queste false accuse? Perché lui diceva: io ho inventato tutto, non c'entro niente, sono tutti innocenti. E lui risponde: Arnaldo La Barbera.
che era il capo della mobile, comunque il capo poi del gruppo Falcone del pool Falcone Borsellino, cioè degli investigatori. Esatto, che indagavano sia su Capaci che poi su Via D'Amelio. E la Barbera che costruisce il delitto perfetto. Allora io alla Barbera, no? Che da solo costruisce il delitto perfetto non ci credo. C'era una volontà superiore di mantenere in vita questa collaborazione preziosa, si fa per dire. C'era qualcuno sopra Arnaldo la Barbera nella scelta, nell'operazione depistaggio? Pare proprio di sì. E perché? Questo bisognerebbe capirlo nel momento in cui si va a cercare, si va a trovare chi è. Queste stragi hanno segnato la storia di questo paese. Io dico l'hanno proprio cambiata. Cioè, io lo considero questo una forma di colpo di Stato, sì.